Incertezza e preoccupazione per i pendolari che si apprestano a tornare al lavoro. Il 4 maggio si avvicina e tra chi deve fare i conti con la ripartenza, seppur in maniera graduale, c'è chi si sposta in treno. Siamo ovviamente in tensione, dice Ettore Maroni, portavoce dei pendolari comaschi, perché ad oggi ci sembra che non ci siano indicazioni precise o piani dettagliati per gestire questa ripresa degli spostamenti in assoluta sicurezza. Le ultime dichiarazioni parlano di una necessaria riduzione dei posti a disposizione. Mi domando però come sia possibile. Capisco e comprendo le ragioni di allerta sanitaria, ma se già prima del lockdown, con i treni in servizio al 100%, i pendolari erano stretti nei vagoni e spesso non si riusciva a salire, come si farà in futuro? Aggiunge Maroni, che si riferisce proprio alle ultime dichiarazioni di pochi giorni fa arrivate da Trenord, in cui si diceva che per garantire la sicurezza e il distanziamento richiesto dalle misure anti-Covid non si potrà trasportare più del 30-40% dei passeggeri che venivano trasportati prima dell'emergenza coronavirus e questa utenza dovrà essere spalmata nell'arco della giornata. In conclusione, non sarà più possibile dunque arrivare in stazione all'ultimo minuto e salire sul treno. Parole assolutamente corrette sotto il profilo della sicurezza sanitaria, ma che andrebbero però tradotte in misure e comportamenti concreti per consentire a noi pendolari di organizzarci, replica Maroni. Come faccio a sapere se riuscirò a salire su un treno? E poi chi controllerà che vengano effettivamente rispettate le regole? Insomma, ci sembra tutto ancora molto confuso e al 4 maggio non mancano molti giorni, conclude il portavoce dei pendolari comaschi. Lo stesso governatore lombardo Attilio Fontana in serata è intervenuto sul tema. Si deve intervenire e organizzare il lavoro di chi rientra in modo che non tutti abbiano lo stesso orario d'inizio, ma che questo sia dilazionato in diversi momenti della giornata, dice. E magari non su 5 ma su 6 o 7 giorni. Dobbiamo fare in modo, ha concluso Fontana, che sui mezzi pubblici spontaneamente ci sia un numero di viaggiatori che non mette in pericolo la sicurezza delle persone.